Bovary di e con Federica Restani rappresenta per noi l'appuntamento che nell'arco della programmazione di Alto Teatro dedichiamo alle produzioni e quindi alla parte creativa diretta di Ars Creazione Spettacolo. Uno spettacolo che è fortemente aderente all'artisticità di Federica, sia come autrice che come regista che come interprete. Prima del matrimonio pensavo di essere innamorata, ma la felicità che dovrebbe venire con l'amore non esiste. Mi ero sbagliata. Che significato hanno quelle parole felicità, amore, passione? Erano così belle nei libri. Bovary è uno spettacolo che parla dell'oggi. Viene parte da un antesignano importante, che è un antesignano letterario, Flaubert, genio di stile preso a modello nel corso del tempo da letterati, poeti, filosofi, e noi l'abbiamo stravolto. Questo succede perché quando si parla in modo contemporaneo di un argomento è assolutamente sempre necessario, io credo, dare una visione che sia collegata al contesto in cui ci si trova. Uno spettacolo con una doppia voce, una voce musicale, pianistica e una voce invece d'attrice. Questo perché la letteratura ha un antecedente in questo senso, ossia nel melologo, che è una forma artistica particolare per musica e parola. Noi abbiamo smembrato questa struttura, abbiamo messo delle incursioni contemporanee anche a livello musicale, come John Cage per esempio, e abbiamo rotto il personaggio, quindi siamo andati contro effettivamente il testo, perché il testo vede una Madame Bovary che va verso un suicidio forzato, noi invece l'abbiamo fatta riscattare, perché il senso è quello di salvare la donna. Di cosa hai scritto? Cosa hai scritto? Io non sono così. Io non sono questa. Ah già, la storia, la narrazione. Tu vuoi la narrazione. È questo il discorso. Una narrazione lineare, cronologica, che vada punto a punto, sì, con qualche scossone, con qualche interruzione, figuriamoci, ma prevedibile, comprensibile. Fino al baratro, fino al momento in cui sto per buttarmi, no scusa, sto per bere il veleno. Perché mi devo avvelenare col veleno per i topi e questo a te piace molto. No, è rassicurante, lo so, certo, mi trovi lì in quel punto preciso, segui tutte le tappe e mi trovi lì in quel preciso momento, ma no, no. Mi hai descritta come volevi tu e non come sono io. Non come sono diventata, perlomeno. Io credo che l'arte in verità sia una forma che unisce le varie espressioni artistiche, quindi dialogare fra parola, recitazione e musica è dialogare fra forme d'arte, è come dialogare fra due strumenti, fra un pianoforte e un violino, un pianoforte e un violoncello, e quindi in verità è una cosa piuttosto semplice. Certo, bisogna così, come dire, conoscersi, bisogna lavorare insieme, bisogna provare e insomma speriamo che questa sia un'operazione che sia in qualche modo riuscita, così ci siamo sentiti sul palco. E divento capricciosa e incontentabile. Un giorno bevo solo latte e l'altro bevo solo tè. Perché tutte le altre sì e io no? E allora me la prendo con te, Signore, che mi hai tolto tutto, lasciandomi solo il sentimento dei miei appetiti inappagati. Avevo già sentito nominare Ars e le iniziative che fanno, ma non avevo mai assistito ad una delle loro performance. In particolare mi ha colpito l'abbinamento tra il suono del pianoforte e la narrazione dell'attrice, che è un connubio veramente importante e molto ben riuscito. Beh, è stato un piacere accogliere l'invito di Sigla, che è uno dei nostri partner storici, e
Partecipare a questo evento che è stato veramente interessante. Non avevo mai avuto il piacere di ascoltare e vedere dal vivo Federica Restani e devo dire che è stata un'esperienza bellissima, un monologo di un'ora e un quarto ma mai noioso. È una lettura diversa di quello che è il romanzo, è una lettura diversa molto al femminile ovviamente. Federica stessa dopo ci raccontava che la loro è una lettura che parte da una matrice femminista, quindi devo dire che si presta anche a qualche riflessione anche dopo lo spettacolo. Quello che mi ha colpito è questa lettura così diversa da quella che avevo dato io al romanzo, perché a me quel romanzo è piaciuto molto. Madame Bovary è un romanzo che mi è piaciuto molto e quindi è stato interessante capire che la lettura che ne avevo dato io in realtà è molto diversa da quella che ne può dare una donna o magari una attrice impegnata nella lotta all'emancipazione femminile. Interessante capire che lo stesso romanzo può essere letto in chiavi davvero così diverse.